Oggi abbiamo trovato un escamotage per cui avremo Padova Fotografia Festival, che sarà il preludio che esce appunto a Padova Fotografia. Quindi è un bel modo per coniugare l'aspetto giovanile e la dimensione creativa, perché secondo me la dimensione creativa non può che essere autonoma, nasce all'esterno e impatta con le istituzioni. Quindi la vostra progettualità sarà per noi uno strumento utile per fare una moderna politica sul contemporaneo. Ultima considerazione. Tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, Padova Fotografia Festival, che penso sia un po' il connubio tra quello che diceva l'assessore e il dottor Paolo Alfonsi, nel senso che vede sul piatto, sulle persone che sono qua di fronte, vede l'emozione che dura dal 2007, che dura da percorsi che ho fatto prima personalmente, magari con degli studi, e poi con l'incontro con Luca, soprattutto la famiglia Alfonsi, abbiamo provato a strutturare delle cose che oggi vedono probabilmente un piccolo passo di chiusura di un piccolissimo cerchio. La cosa che ci fa piacere è vedere l'entusiasmo della città, le 100 persone che si sono iscritte ai workshop di domani, ci dà entusiasmo vedere una trentina di ragazzi che vogliono lavorare con noi. Senza chi per curiosare magari a Berlino, a Londra, a Parigi o a Bratislava, in una piccola città fuori porta, a vedere cosa fanno gli altri, perché per noi è importante confrontarci con gli altri e valutare quello che possiamo offrire a una città come Padova, nel senso proprio di città, di quartiere che si allarga e che cerca di mettere a vostra disposizione con il nostro entusiasmo quello che vedrete oggi.